Oh, questo già inizia a riprendere. Bella, vai di maniacale. Cominciamo a vedere. Prendiamo la tubolare che va per il braccio, per la lunghezza del braccio, la tubolare che va per il torace, che adesso è due volte la lunghezza del torace, ok? E pigliamo il codone delle germaglie, a seconda dell'entità del torace, quanto è grande, 2, 3, vediamo un po', no? E poi 3 di tenso, grazie. Se sono sufficienti 3, altrimenti 2, vediamo quanti ne servono. Una cosa importante è mettere, siccome tu vai da solo, non traspira la pelle, sotto al braccio interessato anche un cuscino, qua sotto. E lo facciamo con un pochetto di tubolare e il codone delle germaglie, così. Non deve essere una cosa troppo grossa, una cosa tranquilla, evitare che non sta a contatto con la pelle, perché poi se qua ce l'ha avuto e poi nascono le ranocchiette, le gattine, i cerini, che stanno di acido. Ho reso l'idea? Pure troppo. Ah, ce l'ho, scusa un attimo. Allora, pausa. Ecco qua il cuscino. Pronto? Va bene? Mm-hmm. Cominciamo. Cominciamo dalla tubolare che prende il braccio. Io faccio un taglio a metà. E il nostro braccio. Ma è quello senza bracciato, così non taglio niente. Ecco. Giulia, girati verso la camera un attimo. Perfetto. Ok, mi dici di tenere il braccio abbandonato, perché anche se non è piegato il gomito, l'unico modo per non farti di dolore è tenere il braccio abbandonato, appeso in basso. Poi si indossa una tubolare per il torace, ti puoi mettere sulla schiena e infili i piedi, magari se fanno da via zoccoli, vabbè. Olè. Scusa, lascia per fuori giù. Prego. Oh. Prego. Io comincio a... Cara, lei ha sempre la spalla, non può muovere. Allora, e comincio a sistemare, va bene? Così, d'accordo? In maniera tale che sulla cute ci sta sempre il cotone allergico a tubolare, perché altrimenti dà fastidio. Cioè, poi l'ho visto con un cerottino, ok? Uno, anche due magari, Un altro pezzetto qua, così non mi impiccia questa bretella. Va bene? Mettiamo un cuscino. Benissimo. Vedi? 90 gradi. Va bene? Sì. Cominciamo a mettere il codone in Germania. Io vado sempre da qua. Bene. Un'altra per lei è più che sufficiente. Ok? Mm-hmm. Questa qua già è la forma della tesoro, quello che sarà, va bene? Poi ribalto. Ribalto la tesoro. Va bene? A forbice? No, fa troppo freddo. Sapevamo che saresti entrato. Sono entrato a quando sei vestita. Era costruito la scusa per entrare, ma vestita. Non sapevamo. Là sempre in agguato. Sempre in agguato. Era un agguato. Ok? Vedi? Va bene?
qui, sì. Io faccio un taglietto qua al centro, senza tagliare le dita magari. Cosa importante da dire giù. Ci siamo? Vedi, più o meno questa è la morfologia della tesoro. Eccolo qua. E cominciamo col senso, Glass. Che ricominci allora. Come il codone del Germania, no? Sì, bravissimo. Parto anche col terzo, la sparto da qua. E gli metto un centimetro attaccato sulla pelle. Va bene? Perché se sta attaccato un centimetro sulla pelle qua, evitiamo che la tesoro poi dopo gli scivola la fasciatura, ok? Scusa. E mi comincio a sistemare il braccio, va bene? E poi giro tutto. Ok? Mm-hmm. A secondo un po' il tenso, però, se no senza forza il giro, se no fa delle crinze, delle pieghe che possono stringere e debilitare. Mai fallo troppo stretto perché non ti considera che loro hanno degli atti respiratori, la cassa toracica c'ha bisogno di espandersi. Mm. Io dico sempre, una volta mi hanno portato solo a me. Con tutta la frattura ho preferito togliere la tesoro e essere libero che tenere la tesoro che mi provocava, capito? Ho fatto capire quanto è importante. Comincio a rifinire pure qua, vedi? Mm-hmm. Ok. E uno è andato. Con lei, con Giulia, già due dovrebbero essere sufficienti, va bene? Questa la metto qua sotto, così rifinisco pure il sotto, va bene? Metto un altro po' attaccato sulla cute qua e rifinisco pure qua dietro. Allora, poi magari se io vedo che ho fatto un giro che poi alla fine non riesco a riprendere, invece di sta stringa, taglio e riparto magari da qua, così continuo a rifinire, no, vedi? Ecco, con Giulia sono sufficienti due tenso class, vedi? Va bene? Dove finisce la fasciatura, chiaramente, siccome il pericolo, una cosa che può succedere a casa, che si arrotola dove finisce, no? Uh-huh. Va bene? Allora io ci metto il cerotto. Ma la retina serve? Sì, serve. Ma perché però? E perché sì, se no lo arrotola, come se sdraia, la metto a letto, comincia a rotolarsi se dà fastidio, va bene? Alla fine c'è cioè, i particolari che fanno il prodotto finale. Sono noioso, adesso sì. Bravo, è già sa. Fossero tutti i pazienti così. No, veramente. Ok. Prendiamo la rete e ho finito. Beh, la rete. Abbiamo fatto. Va bene? Tiri fuori la mano, cara? Beh. Lei è perfetta. Va bene? Grazie.